Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo tutorial in collaborazione con BB Craft. Anche quest'oggi facciamo un video tutorial resinoso, in particolare facciamo le penne. Allora, io ho fatto un pochino di resina, eccola qua, la sto girando e catalizzando. Nel frattempo vi faccio vedere cosa vi serve per questo tutorial. Innanzitutto gli stampi della BB Craft a penna, quindi il set che avevo preso io, che comprendeva appunto sia il portapenne che le penne che i le pompettine e due birchetti uguali a questo. È questo qua il codice, comunque ve lo lascio nell'info box e vi lascio anche il video in alto nelle schede informative che vi farà vedere tutto l'unboxing che ho fatto proprio per la BB Craft e quindi tutte le cosine che ho preso con i codici. Naturalmente trovate giù anche i link diretti e trovate giù anche il link per usufruire del YouTube program e anche per lo sconto con, se inserite Lunari 5, avrete diritto a uno sconto di 5 euro su un totale di spesa di 40, quindi insomma buono. L'unica cosa che non esisteva dentro al set sono le mine all'interno delle penne, le ho inserite io, sono penne normalissime e niente, ci stanno alla perfezione tranne in questa qua che vedete è un po' più corto il piruli, dove siete? Ecco, il pirulino, io però l'ho messa ben puntata sotto perché preferisco che esca la mina che il puntino. L'altra cosa che vi servirà, oltre alle forbici che dovrete invece avere voi, è quest'altro set, il set oleografico, che è questo qua, il codice. Io ho scelto questo set oleografico che viene composto di due blister di 10 colori, qualcosa si ripete naturalmente, però insomma molto molto utile. Io me li sono già tagliuzzati un po' perché andrò a colare questa penna. Ora vediamo insieme quante ne facciamo. L'operazione un po' più lenta è quella di tagliare in trucciolini, ma potete inserirla anche intera. La cosa che dovete fare, naturalmente vi arriva così la striscia, questo è il colore unicorno, stropicciatela un pochino perché riflette molto di più. Poi magari vedremo anche insieme di farci degli orecchini e delle altre cose oltre alle penne. Allora, io andrei a colare la mia resina che mi sembra bella liscia. Proviamo a inserirla così, altrimenti andremo con le pipettine, ma mi sembra che ci si possa fare. Ho seguito sempre le proporzioni che mi indicava. La mia resina che è 60, diciamo, a 8 cm, che è 60, 40, che sarebbe stato un po' più giù, ma con goccia di resina. Io mi sono tagliuzzata tutto l'oleografico, quindi ora io inserisco così un po' a caso, direi, e vediamo cosa viene fuori. Poi magari non è la tecnica giusta e mi brontolate, però io vado. Nella vita bisogna anche osare, creare, provare, vedere, magari ci stupisce. Questi foglietti
sono strisce da 50 centimetri. Poi alla fine mi serve una bella forbicina, bella, come si dice, bella affilata, eh? Io ho guardato se stavo registrando, perché avrei potuto anche non registrare. Naturalmente, se come me avete comprato anche l'altro set, quello delle mollette, e spero che il video vi sia piaciuto, e se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere, perché secondo me è molto carino. Diciamo che potete inserire anche le lamine, cioè in realtà ci potete inserire ciò che volete qua dentro, come in tutta la resina. Tirmi. Comunque ce ne vanno, di trucioletti. Io continuo a inserire, a divertirmi. Anzi, sapete che faccio? Nell'altra ci metterò anche le conchiglie. Sì. Vado a recuperare le mie piccolissime, eccole qua, conchigliette raccolte a inizio estate, che sono ancora di mare. Un po' di trucioletti. Da oleografica e inserite. Ora coloro la resina. Dove ho messo i colori per resina? Qua sopra. Colorano leggermente la vostra resina, che non sono pigmenti, sono quelli a base alcolica. Proprio un color mare. Mare, profumo di mare. Mi daranno il copyright per questa cosa? Che bella! Ma che bella! Ma io, sapete cosa mi colo anche? Una molletta per i capelli. Che è dell'altro set, sempre di BB Craft. Ma sì, io mi colo anche le mollette. Vediamo se trasformiamo in mollette o magari, chissà, facciamo diventare degli orecchini. Che dite? Ora.
Ed eccoci, è il giorno dopo, sono passate 24 ore precise e andiamo a vedere cosa è venuto fuori. Allora io ho sbirciato perché volevo vedere se la resina era asciutta, quindi io so un po' bene già cosa è venuto fuori. Partiamo dallo scarto e ci lasciamo i pezzi più belli dopo. Allora, lo scarto, se vi ricordate, era un po' di resina celeste, come vedete va tutta scontornata perché ne avevo versata troppa e va anche tagliato qua nel mezzo per crearne due. Molto carini, molto belli. Questo è l'effetto. Luce naturale, quindi senza luce, anche se sono rimasti un po' in superficie i filamenti orografici. Però il suo effetto lo fa. Poi passiamo alla prima che abbiamo colato. Era lei. Allora, su questi ve lo dico già, bisogna finirci di lavorare un po', nel senso che bisogna comunque limarli e tirar fuori a modo la mina. Volendo, si potrebbe anche rifare un'altra colatina qua sopra di resina. E togliere queste imperfezioni, perché ci sono alcune imperfezioni, cioè è un po' troppo spigolosa, diciamo così, però lo stampo è bello. Questo è il fronte e qui l'olografico si vede, e come potete vedere sul retro, ecco, ad esempio qui vedete che c'è un'imperfezione. Qui va limata tutta, anche perché sennò non si può impugnare. E poi va limata anche, e lo stampo è aperto fino in fondo, qui sulla punta, perché sennò non scrivete, cioè non c'è la punta. Però l'idea è molto carina anche per i regali di Natale. Secondo me vi potete sbizzarrire. Quindi da una parte è bombata e dall'altra è piatta. Molto bella comunque. Poi l'altra era l'esperimento, cioè mezza bianca, mezza blu, vi ricordate celeste? Allora, questo stampo è un po' più difficile da estrarre. Dovete tirare la parte dietro per far sì di estrarre la penna. Però l'effetto, ragazzi, quanto mi piace. Vediamo se metto. Ok. A me l'effetto piace moltissimo e mi piace che la resina resti trasparente, quindi probabilmente con i pigmenti non mi sarebbe piaciuta abbastanza. Qui è rimasta tutta bianca, qui ci sono le conchiglie con gli oreografici. Anche qui stesso discorso, un pochino meglio perché un po' la mina. Cioè, ma va comunque tolta la resina da sopra. E anche qui sul retro, forse questa è anche peggio, però viene limata meglio in realtà, perché c'è più eccesso e quando noi andremo a limare, io limerò a mano probabilmente, questo eccesso verrà via e verrà tutta bella morbidina, morbidina. Però sono molto molto belle. Io spero che il video vi sia piaciuto, che il tutorial sia chiaro. Se avete qualsiasi tipo di domanda, non esitate a contattarmi. Io sono qua che vi rispondo più che volentieri. Vi zoomo sulle penne. E mi raccomando. Quindi vi ricordo che potete acquistare direttamente sul sito BPCraft. Anche con il mio codice sconto Lunari5, ottenere 5 euro di sconto. Ogni 40 euro, cioè per 40 euro di spesa. E niente, se volete seguitemi anche su Instagram. In questo momento sono un po' impegnata in diversi progetti, uno particolarmente grosso fra le altre cose, e quindi sono un po' più assente dai social, però vi vedo sempre, vi seguo, anzi vi ringrazio perché state comunque aumentando nonostante i pochi video che faccio. Quindi ringrazio tutti i nuovi arrivati e niente. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!